Sì, io parto. No, no, no. Sì, io parto. Sì, sì, no, no, io parto. Dunque, si parlava del sondazzo, giusto? Si parlava del sondazzo. E parlando del sondazzo, come dire, uno il lunedì si chiede che cosa farà questa settimana il G? La settimana scorsa, mamma mia, per carità di Dio, è successo di tutto, veramente, sì, più che altro con i ballottaggi, con sì o no, tutte cose che mi sono venute in mente. Un sondazzo pazzo, beh, un sondaggio pazzo significa sondazzo, ma chiaramente questa settimana vorrei rimanere nella pazzia, perché insomma è caldo, è come è quasi estate, è come dire un sondazzo estivo, no? E allora io vorrei fare quella cosa che è semplice, la più semplice del mondo, chiedere se c'è qualcuno in casa. Cioè, in che senso? Sì, ma non qualcuno, insomma, così, sì. No, ci sono. Allora, la più famosa di queste è: c'è Nerentola? Ecco, c'è Nerentola? Ecco, io chiedo c'è e poi con quello che segue, giusto? La più famosa, nel senso che fu la prima che mi venne così una volta, per caso, così improvvisamente, uno rispose e gli fece: c'è Nerentola? Disse di no, allora gli chiesi: Biancaneve? Ecco, col c'è se ne può fare tantissimi. Ecco, allora, io vorrei chiedere alle persone: c'è quello, c'è quell'altro, c'è su, c'è giù, proprio una cosa semplice per vedere cosa risponde la gente. Di solito dicono che ho sbagliato numero, è chiaro, no? Adesso anche potrei fare, farò anche senz'altro il giochino della parolina, tipo merda, e subito quella che mi dice no, ha sbagliato numero, sbagliato cesso magari. Ecco, effettivamente qualcuno magari più arguto di altri ha la risposta più pronta, tipo ha sbagliato gabinetto, mi disse una. Italia, informazione gratuita. No, si comincia. Attenzione, bene, qui non ho sbagliato cesso, siamo proprio caduti nel cesso, ecco, diciamo la verità. Ma scusa, io faccio un numero, insomma, per Benino, su, per Benino, per carità di Dio, facciamo, ecco, vedete che ora funge, come ora funge. Questo è affunto. Proviamo, dai, vabbè. Ci ho detto tantissimi che sono, che possono essere adattati a c'è qualcosa, qualcuno, no? C'è un foglio qui, mi sono fatto una lista lunga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, poi giro pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42, e solo l'inizio, quindi posso, no, ma c'è nessuno, che c'è? Posso tranquillamente, insomma, chiedere c'è questo, c'è quell'altro a chiunque mi risponda, perché avrò sempre qualche cosa di nuovo da chiedere, ci saranno alcune più carine, altre meno, ma insomma fatemelo dire, però, cioè, rispondete al telefono, no? No, io cerco, spero, credo, ci provo, ecco, no, ecco, oh. Ma insomma, poi dai. La questione è quella, è che rispondono, rispondono, ci sono. Ci sono, cioè, non posso mi inventare, Che faccio? Pronto, riparla, facciano a me. No, tanti nulla, scusa, parlo tanto da solo durante il mio programma, 4 ore al giorno, cioè, dico, lasciatemi parlare con qualcuno almeno questa volta. Ma qui non sto trovando proprio nessuno, ma io vado avanti, prima o poi qualcuno troveremo, no? Sì, certo, troveremo, dico, parlando al plurale, perché non sono solo io che telefono, ma anche voi, ascoltandomi, mi spingete a farlo, sono 15 anni che mi spingete a farlo, per carità di Dio. Ok, sì, che la colpa è vostra, siete i mandanti. I mandanti, sì, ma qui no, è già il terzo numero che faccio, è incredibile, hai notato? Non c'è nessuno. Nessuni, come dice qualcuno, nessuni, perché parlando di più assenze, non devo dire nessuno, ma nessuni, ecco. Oh, e adesso ho fatto un altro, sai, cosa credi? Se
Sentiamo cosa succede adesso. No, no, io ci provo. È la quarta, questa è la quarta, eh. Tu ma dite. Non posso cominciare finché. Pronto? Pronto? Che è? C'è il rume? No, sbagliato. Come ho sbagliato? Oh, passamelo. Ma che dice? Ce l'ha, è lì. C'è il rume? Sì, va, ciao. Ce l'ha lì all'orecchio. Non era molto, no, non era molto soddisfatto, dice sbagliato, come è sbagliato? C'è rume, ce l'ha nell'orecchio, è già lì, ce l'ha appoggiato alla cornetta, tanto è vero che lo richiamano, lo richiamo, sì, c'è rume, c'è rume, che lì, c'è rume nel giallo, è il mio colore preferito, sì, infatti io non me lo tolgo mai, c'è rume perché mi piace. Pronto? Pronto, c'è rume? Va in culo. In culo, che io sappia, in culo c'è la merda, non c'è il cerume, no, per dire, scusate, lo sapete anche voi, no, io devo richiamarlo, ma abbi pazienza, ma il cerume nel culo, ma che si ascolta dai burri culo, scusa, non ho capito bene, me lo ripeti per bene, vicino ai burri culo, l'ho richiamato. Pronto, c'è rume? Ma è qui, ha sbagliato, è mura. Ma scusi, abbia pazienza, ma qui il problema è uno, che quel signore mi ha mandato a fare in culo. Ma aveva capito c'è rume, dice, ma mi pigliano in giro. Ma scusi, io chiedo c'è rume, lei ce l'ha? Scusi. Lì all'orecchio, dove c'è la cornetta. Ecco, guardi, se c'è, me lo dica. Non c'è. Non c'è? No. È sicura? Ma guardi la cornetta, è diventata tutta gialla, ma è di quello di prima che ha risposto sì, prima. Sì, sì. Ma me lo passa? Mi passa rume? Mi passa rume? Il rume sono io. Ah, è lei il rume? Mi passa quello di prima che... No, arrivederci. Che è più stronzino, me lo passa? Ciao. No. Questa mi ha smontato, Era troppo... Ma figurati, guarda, vado subito da un'altra parte. Ma questa famiglia mi ha già riempito le orecchie. No, nel senso c'è rume, è vero, c'è il culo. Poi mi vengono certe idee, come se si potesse ascoltare col culo, no? E cacare dagli orecchi, no, le orecchie. Ma te pensa, sarebbe peggio, come si farebbe a sentire per bene? E a cacare, è brutto, la merda esce dagli orecchi, via, diciamo la verità, ragazzi, vero? Che schifo, dice, con chi ti sei pulito il culo? Che cotton fioc. E le orecchie con articeri. Che immagini, da fantascienza, eppure si potrebbe immaginare un mondo così un po' ma mischiato, cioè, rispetto sempre le stesse cose, tutti che cacano dai culo. Pronto? Tutti che... Pronto? Sì. Sì, cetriolo? Mi scusi? Cetriolo? No. È sicura? Sì, sono sicura. Guardi, se lo tolga dalla passera e me lo passa, per favore. Me lo nasconde il cetriolo, non si può, andiamo oltre, ancora più in là, Ma insomma, ragazzi, no, perché avete notato, tutti si annusa con il naso, si parla con la bocca, si guarda con gli occhi, si sente con gli orecchi, si piccia con i pipi, vero, si caga con il culo, cioè, si cammina a piedi, come dire, si tira calzotti o pugni, le gomitate o gomiti, le ginocchiate o ginocchi, ma non è possibile, qui non c'è nessuno, siamo tutti uguali, insomma, sì, poi dice siamo diversi, siamo tutti uguali, no, per dire, no, sì, le diversità sono minime rispetto alle omogeneità, è vero? Parliamoci chiaro, dice, ma quello lì nero è diverso da me, ma come è diverso da te? È solamente il colore, voglio dire, poi c'ha i gomiti, c'ha l'uccello, è un po' più grosso, che poi è una cosa che va sfatata. Pronto? C'è Guevara? Me lo passi su, se c'è me lo passi, se no mi dica quando torna. Sì.
Quasi, proprio giornata di scherzi. No, non è uno scherzo, signora. Io cerco un signore che si chiama Guevara, scusi, E allora qui non esiste. Come non esiste? Me lo passi, dai. Lo so che questo è il suo numero. C'è Guevara? Sì, ora glielo passo. Grazie, me lo passi, sì. Grazie. No, non mi saluti. Lo sapevo. La signora è, insomma, una giornata, la giornata di scherzi, ma è sempre ogni giornata serve per scherzare, ma anche per sorridere, per prendere la vita nel migliore dei modi, che è quella col sorriso sulle grandi labbra. Beh, vogliamo andare avanti, sì, telefoniamo a qualcun altro e tanto ne abbiamo tanti, possiamo... Certo, bisogna che qualcuno risponda, vero? Certo, vediamo un po'. Ma lui non c'è, non risponde. Sì, poi da tutto questo sono telefonate brevi, naturalmente, può nascere, sì, forse anche un bambino, no? No, vabbè, insomma... Aspetta, no, sto facendo un numero, ecco fatto, anche questo. Un bambino come fa a nascere? No, non c'è, non si può venire a dire c'è spermatozoo, no, non torna, no, non ci siamo, non possiamo, siamo sterili in questo, siamo sterili. Aspettiamo che qualcuno risponda, ma in realtà veramente queste persone sono molto assenti. Assenteismo, guarda. Pronto? Chi è? Buongiorno. C'è l'ulite? C'è l'ulite? No, ma lei, chi voleva lei? C'è sua moglie? C'è sua moglie? Sì, sì. Appunto per questo, c'è l'ulite? C'è sua moglie? Me la passa? Sì. Ecco, grazie. Dorme un po', comunque piano piano arriverà, quando lui ha sentito cellulite subito va a pensare a sua moglie, no? Pronto? Cellulite? Scusi, chi cercava lei? Cioè Ciondoloni? No, ha sbagliato. Non è lei? No. Ma come no? Qui è Mucci. Sì, d'accordo, ma ho capito, ma Cioce Ciondoloni? Non lo conosco io. Non lo conosce? No, per niente. Cioè, lei, insomma, ce l'ha belle su. Ma, senta, ecco, pigliati per culo qualcuno lei. No, si parlava di Cioce, signora. Ecco, io questo Cioce non lo conosco, qui non esiste e io non so. Ma io parlavo di Cioce Ciondoloni, signora. Non lo conosco, gli dico. E c'è l'ulite? Nemmeno. Ma come nemmeno, signora? Arrivederci, te la voglio di chiacchierare, arrivederci. Ma lei no. Ma per carità di Dio, ma guarda un pochino. Un lo conosco, dice questo Cioce Ciondoloni. Ma come dire, buon per lei, buon per lei. Ma facciamo un altro numero. Sì, perché poi ci sono anche altri appellativi che non c'entrano niente con c'è, però si possono riallacciare in qualche modo. C'è l'ulite, c'è Ciondoloni, tutto lo sfaceo, sì. Ma noi proprio siamo avanti così, possiamo dire uno diverso per ogni telefonata, figurati. L'importante è che risponda qualcuno, no? Sì, appunto. Non risponde alcuno. Risponde la segreteria telefonica. Sì, no, il numero non tu me l'ha a dire. Assente. Ah. Se desiderate lasciare un messaggio, sì. Parlate dopo il segnale acustico. Lasciate il messaggio, no, è perché volevo prendere, ecco, facciamo un altro numero. Dicevo, volevo prendere fiato per fare l'urlo, per buttarmi, poi ci ho ripensato. Ho fatto solamente così, l'ossigenazione e basta. No, perché non c'avevo voglia. Ma che ci sa, tutti i giorni voglia di buttarsi di sotto? No, scusate, non c'avevo voglia. Guarda un po' io, non mi è venuto. Ma guarda un po', ma è incredibile. Quando c'è voglia, che gente c'è nel mondo, cioè io. Dunque, ho fatto un altro numero sperando che qui. Sì, come no. No, infatti no.
No, che. Pronto? Cellofan? Chi? Cellofan? Ha sbagliato il numero. No, signora, sono sicuro. Me lo passi. Chi è, scusi? Alonso Fan della... Il cellofan. Cellofan? Della Patrie? La sa? Certo. La cantiamo insieme. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire, riattaqué. Ma io la richiamo. J'ai la cappella. sì. Sì. No, la signora la sa la marseillaise. E ora la cantiamo insieme. Ma che scherziamo davvero? Cellofan della rosa. Della Patrie, hai visto? La sapeva, della Patrie. Ma guarda un po'. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, con sua moglie stavo ripassando un po' la marsigliese, posso farla anche con lei? Posso farla anche con lei? Cantiamo insieme. Allons enfants de la patrie, anche lui l'ha riattaqué. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Bello, bello proprio la française. Basta, vanno, fermati lì, andiamo avanti, per carità di Dio. Non vogliono cantare, tantomeno la Marseillaise. Lei la sapeva. La gente che non ha, insomma, uno che ti dice cantiamo la Marseillaise, è bella, è una bellissima canzone, è diventata poi inno, no? Voglio dire, è bellissima, possiamo cantare insieme. No, musi lunghi, per carità di Dio, ho fatto un altro numero. Già, appunto. Appunto, sì, però. Che? In questo momento non sono in casa. Ah, sì. Se volete lasciare un messaggio, d'accordo, vi richiamerò appena possibile. Okay. Grazie. Che cosa lascerò? Questo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats. Non ha attaqué, per forza non c'era. andiamo avanti, per carità di Dio, e della Madonna. E quindi facciamo un altro numero. Qui che l'aspettava, vero? Lì che l'aspettava, lì che l'aspettava. El bindonterro, il merendero. No, che merenda, è ancora un'ellorella merenda. Oddio, al momento della replica forse. Pronto? Signora? Sì. Ceffone? No, guardi, sbagliato. Ceffone? Ceffone? Come? Ceffone? No. Ceffone? No. Ceffone? No, signora, me lo dica sinceramente, ceffone? Ma cosa vuole dire? Chiedo, ceffone? Ma io lo capisco sempre. Ma prima mi dice ha sbagliato, quindi avrà capito che io cercavo fone. Signora, cerco fone, c'è fone? Ho detto di no, che ha sbagliato. E quando torna? Non c'è, non sta qui. Ah, non sta lì? No, ha sbagliato numero. Ben per lei, signora, che non sia lì il ceffone, se no sarebbe, capito? E suo marito? Morto. Suo marito? Non si preoccupi. No, non mi preoccupo, è vivo? Ma quello non si preoccupa. No, mi preoccupo. Io... Allora, no. Lo vuoi sapere? No, voglio sapere, c'è Fone, siccome noi si chiamava. Va bene, Fone, sì. Troppo d'appello. Sì, ho capito. Ha ragione. Signora, la lascio dietro, non gli dia Ceffone. Perché a volte, sai, vabbè, andiamo, ma per carità di Dio, no, secondo me era la vedova, per me, poi ognuno la vede e la sente come, cioè, la sente come gli pare, come la senti te? Ma umida, mamma mia, ho fatto un altro numero, via, ne abbiamo ancora, quanti ne abbiamo? Forte sto squillo, Pronto? Sì. C'è Rino?
No, ha sbagliato. Non c'è Rino? Ha sbagliato numero. È sicura? Mi sì. Passi almeno Minerva. Ha sbagliato numero. Lo svedese. Eh? Lo svedese. No. Non c'è Rino? Guardi che ha sbagliato numero. Ma scusi, un momento, io ho chiesto, c'è Rino? No, non c'è Rino. No, ma, come, ma nemmeno un accendino c'ha nulla. Devo accendere. Oddio. Che facezie. Questa però era abbastanza plausibile, perché Rino è un nome, no? Perché se uno dice c'è Rino, effettivamente può proprio dire no, Rino non c'è. Rino e Ceronte stanno insieme. Sono usciti. Qui c'è qualcuno, ma ovviamente non risponde perché sta telefonando. E allora tanto vale fare un altro numero. Oggi ce l'ho con questo. Della patrie. È colpa del cellophane. È colpa del cellophane. Vediamo che si può inventare ora. Sì. Sì. Mm? Come? Ce ne sono. Basta che ci siano le persone, ci sono anche i c'è. Pronto, 100.000? No, sta sbagliando. Anche un po' meno, insomma, vediamo di mettersi d'accordo. Sta sbagliando numero. Ma 100.000? 100.000? No, 100.000? Io cerco un 100.000. Un 100.000? Sei un signore di colore. Un 100.000, no, è dello Zaire Congo. Un 100.000, 100.000, ma se si mette d'accordo, anche 50, insomma, meglio di nulla, niente, proprio non mi ha voluto dare, non importa, per carità di Dio, 100.000 potrebbe essere un signore di quelle parti là, un africano, 100.000, ma Mobutu. Vai, ho fatto un altro numero, naturalmente. Vediamo un po'. Ma guarda te. Ma ti pare? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno qui. E facciamo ancora un numero. E un numero. Sempre più numeri, perché i numeri. Io non ho mai amato i numeri nella mia vita. La matematica, l'aritmetica, anche la geometria. No, i numeri proprio niente. Però ti dico la verità. Vivo di numeri telefonici. Il triste destino. Ma insomma, ma almeno avesse un motivo a los andela. Ai ai, Dio mio. Non è possibile andare avanti così. Contenutella. Basta ora, basta. Non è possibile, a cantare con questa voce da castrato, perché mi tira su il tono, ma che scherziamo davvero, Mr. Fox, andiamo avanti, sì. Ma guarda oggi ma che gente c'è nel mondo che fa che si c'è nel mondo che fa che si c'è nel fa che si perché fa che si al singolare, fa che si al plurale, naturalmente, no? Quindi sì. Pronto? Pronto. Centro-destra? Come? Centro-destra? Pronto? Pronto. Centro-destra? Non capisco. Le chiedo semplicemente una domanda. Centro-destra? No, qui... E quando torna? No, qui è... No, mi dica... numero, allora... No, scusi, ma come ho sbagliato numero? No, io sto cercando... Sono sicuro del numero che ho fatto... Sì, lei ha fatto 810. Sì, no, sì, esatto. No, voglio dire, ma se vuole richiamo. Io riattacco e richiamo. No, mi dica chi è che vuole. Centrodestra, centrodestra? No, qui è casa. Ho capito, ma non c'è. Io rifaccio il numero allora.
Speriamo di non aver sbagliato. Ma io sono andato di Celestino, sono un pensionato del comune. Ma, Eh? Sono un pensionato del comune. È un pensionato del comune, mi fa piacere. Lei che cosa, cioè, lavorava più prima o più adesso? Cioè, faceva meno prima o meno adesso, essendo del comune? Cioè, secondo me, cioè, ora è pensionato, insomma, c'ha tempo libero. Ma quando era in comune, lavorava più di ora, no? Meno? Ma, francamente, io, se lei si vuole andare in comune a domandare, io ho sempre fatto il mio dovere. Sì, ma ci credo, ma normalmente si dice che quelli lavorano in comune e non fanno niente, no? Sì, generalmente, se vai a un comunale vai al bar, perché è la famosa barzelletta. Invece lei? Invece io sono stato di quelli che anche ho avuto dei riconoscimenti. Dei riconoscimenti che non ho accettato, perché ho detto, di fronte a certi operai che 30 anni lavorano di fronte a me, loro sono dei nonni e io sono un bimbetto. È un bimbetto perché lei è andato giovane in pensione? No, a 65 anni, sulla bellezza di 7 anni sono già fuori. Ah, lei ha più di 70 anni. Sono vecchio. Ma sa che dalla voce invece sembrava un bimbetto? Per cui lei ha lavorato davvero in comune? Ma, le ho detto, alla segnaletica addirittura l'assessore mi disse era il pilastro, e io dissi no, io non accetto. Era il pilastro perché stava sempre lì fermo a leggere il giornale, cioè no, pilastro per il lavoro. Impediva che cascasse tutto, no? No, è per il lavoro che faceva. È per il lavoro che facevo. Vabbè, comunque complimenti, no? Perché non sempre, io immagino che avrà visto persone. Ma lei chi è? Ma lei chi è? Che gliene frega a lei, scusi, abbia pazienza. Allora che sta mi rompe oglioni allora. Ma io rompo oglioni. Sì, rompe oglioni, perché se mi dice chi è, lei rompe oglioni. Ha fatto complimenti perché lei lavora, ha lavorato. No, ha detto pilastro perché stavo senza fare nulla. Per cui la prende il buio di Ma come si permette? Ma come si permette lei ancora? Ma come si permette? Ma cosa permette? Non fa nulla. Io? Ma voi? Ma poi ho capito che lei invece è stato un lavoratore, complimenti. Ma scusi, e allora guardi, allora ritiri tutto quello che allora, ha detto. Allora rimettiamo un pochino le cose in chiaro. Ritiri tutto ciò che ha detto, io insomma non l'ho mica offesa, No, lei mi ha offesa, il pilastro che faccio nulla, ma è offeso. Pilastro? Il pilastro? E come il pilastro? Ha detto pilastro, lei pilastro? Uno che lavora. Ha detto lei? Il pilastro l'ha detto lei. Io ho detto che leggeva il giornale, perché lei non leggeva il giornale? Il giornale non lo leggeva a casa, andavo sul lavoro e facevo il mio lavoro. Il pilastro? Lei faceva il pilastro. Il pilastro, se vuoi alla livornese, vuol dire uno che sta veramente fare il suo lavoro. Ma il pilastro si dice anche in altri posti, il pilastro, cioè uno che regge. E allora qui vista, ma a Livorno non si parla così. Ma va bene, ma che cosa le ho detto io? Che sei uguale. Ma ha detto lei, il pilastro, uno che stava senza fare la sega. Ma non proprio il giornale. È un rompioglioni lei. Scherzi, ma non ho capito, ma che sistema mi che... Mi perché voi vedi, sono sempre solo. Ma lei capisce almeno faccio una bella conversazione. Ma certo, ma lei capisce fischi per fiaschi. Lei pensa di essere offeso quando le faccio complimenti. L'ho detto ora, sono vecchio. Lei è un pilastro. Ora no, lei... io sono un vecchio. No, lei è un pilastro. Sono, lei sono un vecchio. Lei è un bel pilastro. E quando romano chi è? Quando non si dice chi sono. Lei è un bel pilastro, glielo dico io, un bel pilastro è lei. Sì. Bel pilastro, complimenti, perché lei è un pilastro. Lei è un pilastro. Duro, fermo, solido. I pilastri sono fermi e sostengono tutto il peso. Lei è un bel pilastro. Complimenti perché lei è un bel pilastro. Le faccio complimenti, no? Accetto. Ecco, io tutte le volte dico pilastro, lei gode, lo sento. No, è un pilastro. E io le dico per tutto il tempo, lei è un pilastro. Ma io le dico di più e sottolineo pilastro. Pilastro! Lei è un pilastro. Non mi ha detto pedofilo, ho detto pilastro. Ho detto forse pedofilo, per dire. No, vero? No. Ho detto pilastro. Ecco. Poi questi da qui, il pedofilo mi fa ridere, vieni. No, ma il pedofilo a tutte le età fa schifo, Il pedofilo non ci piace, vero? A lei... Per niente. No, per carità di Dio, a tutte le età, giovane e meno giovane, il pedofilo non ci piace, non ci fa schifo, ma il pilastro invece, il pilastro è la cosa, lei è un pilastro, un vero pilastro. Complimenti, perché è un pilastro, resta pilastro tutta la vita anche quando va in pensione. C'è un pilastro. No, quando ci sono tanto... Le ho detto ora, ho 73 anni. Sì, complimenti, e complimenti vivissimi, perché lei è un pilastro in pensione. Cioè, lei cosa faceva? Faceva il pilastro. Cosa è in pensione? Pilastro. Ma com'è? È buona la pensione del pilastro?
È la pensione di come tutti i comunali. Ah, ho capito, ma anche quelli che non erano pilastri però. Anche eh? Quelli che non erano pilastri. E quindi loro che non erano pilastri prendono quanto allora lei che... Dovevano fare magari un riconoscimento, lei ecco. L'avrei accettato. Io glielo faccio io, guarda, anche se non lo conosco. Le faccio un riconoscimento, io riconosco che lei è un pilastro. Lei è un pilastro e prende la stessa pensione di quelli che non erano pilastri, hai capito? E questo non è giusto, qui bisogna fare un'interrogazione al ministro, il ministero dei pilastri naturalmente. Sì, che si trova in via dei pilastri. È un ministero nuovo. No, sì, lo facciamo apposta per lei, per dare un riconoscimento al vero e unico pilastro che senza il quale tutto crolla. Gli altri che non sono pilastri, che stanno lì a leggere il giornale, a farsi le pippe e così. No, loro non sono, loro prendono però la stessa pensione e magari anche di più. Ma una cosa, guardi, io sono sconvolto da questa cosa. Lei è un vero pilastro. Complimenti, un pilastro come lei secondo me può reggere ancora tante cose. Lei Lordese, non sei di sicuro? Lei che io no. Che cosa regge lei di solito in questo ora che è in pensione? Cosa regge? C'ho un occhio solo, leggo poino niente. No, 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 soltanto no. Il quotidiano. No, signora, signore, ho detto regge con la R, a parte l'occhio. Regge il pilastro. Ah, ho detto legge. No, legge no, cosa vuol leggere? Regge. E se ti più tempo a perdere. Non te regge più, no, appunto. Lei è un pilastro. Complimenti. Ecco. Come farò ora? Senza di lui nel sondazzo crollerà tutto. Senza il pilastro crollerà tutto. No, 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 bisogna. No, no, bisogna lo richiami, no? Perché io secondo me non mi sono espresso ancora abbastanza nei confronti di quest'uomo veramente meritevole. Meritevole al 100%. Quest'uomo merita un riconoscimento, io voglio riconoscerlo. Lo riconosciamo, sì, certo, quando vedi un pilastro con un occhio solo che va in giro è lui. No, no, non posso lasciarlo così senza avergli detto quello che io sento nei suoi confronti. Un sentimento veramente importante e basilare, perché insomma un pilastro è ben basato. Pronto? Le volevo dire, scusi, un'altra cosa, lei è un pilastro. Ma scusi, ma sta parlando? Ah, con quello di prima. Ah, non è quello di prima? Quello di prima, scusi. Che ha risposto prima? Quel signore di prima. Non è lui? Chi parla? No, io sono il Ministero dei Pilastri. Volevo dire che quel signore in pensione, scusi, no? È un vero pilastro. È un pilastro. E io pilastro. Ma chi parla, mi scusi? Ma che era questo? Ha sentito? Ha sentito? Era molto più simpatico il pilastro. Questo un pilastrino che si sbriciolano tutti, ma che, ma per carità di Dio, ma ci mancherebbe altro. Gesù Nazareno, salvaci dai fulmini, dai lampo e dai baleno. No, sì, vabbè, basta. Noi siamo dei pilastri. Io sono un pilastro, voi siete pilastri, lui è un pilastro.